Cara Abby, oggi mentre eri a lavoro ho perfezionato la sorpresa per te. Sono sicuro che la adorerai. Mi sono veramente impegnato e dopo così tanto lavoro, credo che sia finalmente pronto. Anche oggi sei tornata a casa intorno alle 8:30 e notasti la lettera sulla tua scrivania quasi immediatamente. Iniziai a sorridere mentre ti vedevo aprirla, aspettando impazientemente di vedere la tua reazione. È stato interessante, potevo percepire ogni tua emozione e pensiero. All'inizio apparivi confusa, poi scioccata ed infine spaventata. Iniziasti a tremare violentemente e si vedeva chiaramente che stavi per metterti a piangere. Non ti piaccio, Abby? Perché stavi piangendo? Non mi ami? Rispondimi, Abby! Non mi ami? Tu rimanesti qualche secondo ferma, poi uscisti di casa correndo. Quando ritornasti, avevi in mano tutte le lettere ed iniziasti a leggerle una ad una. Ad un certo punto, crollasti a terra in posizione fetale e un mare di lacrime rigò il tuo volto. La tua bocca iniziò ad aprirsi e chiudersi rapidamente, come se stessi cercando disperatamente di dire qualcosa, qualsiasi cosa. Eri troppo terrorizzata per parlare. Dopo 10 minuti iniziasti a cercarmi, prima sotto il letto, poi nella ventola. Devi capire, Abby, che io sono più intelligente di quanto sembro. Sapevo che avresti cercato in quei posti. Così, dopo che ebbi finito la tua sorpresa, trovai un luogo migliore. Non mi troverai mai, Abby. Nessuno mi troverà. Non è perfetto, posso osservarti per sempre, non c'è nulla che tu o altre persone possiate fare per fermarmi. Non avevi ancora trovato la sorpresa però, e potevo intuire che ci stessi ancora pensando su. Ti vedevo mentre scrutavi l'armadio. Sapevo che volevi aprirlo, ma allo stesso tempo eri nervosa. Cosa ci sarebbe stato dentro? Cosa avresti trovato? Questa indecisione non poteva durare per sempre. Lo sapevamo entrambi. Lentamente ti avvicinasti all'armadio e posasti una mano sul pomello. Prendesti un profondo respiro ed improvvisamente apristi le ante. E così lo vedesti. Era un album fotografico di me e te. Ti vidi mentre giravi le pagine. Sembravi scioccata. Abby, non ti piace? Passavo il tempo a scattarti foto quando non prestavi attenzione. Foto di te mentre dormivi, foto di te al computer. Ho sparso i capelli che avevo raccolto lungo tutte le pagine come ornamento, assieme a foto di coppie su cui ho incollato le nostre facce. Ho lasciato la tua foto con quel ragazzo, ma con una leggera modifica. Ho raschiato via il volto di quello stronzo. Lo odio dal profondo del mio cuore. Se sapessi come si chiamasse, oh Abby, se sapessi come si chiamasse, lo rintraccerei e lo farei soffrire. Abby, non capisci? Nessuno, nessuno può averti, se non io. Noi siamo fatti per stare insieme, solo io e te, io e te, nessun altro. Ti osservai mentre piangevi per un'altra mezz'ora e successivamente ti alzasti e corresti via, per poi tornare dopo poco con molteplici poliziotti. Questo mi ha confuso. Abby, non ti è piaciuta la sorpresa? Perché hai portato queste persone nella nostra casa? Non mi troveranno mai, ma se lo facessero,
rovinerebbero tutto. Il mio lavoro delle ultime settimane sarebbe stato vano. Non vuoi che ciò accada, vero Abby? Sono esausto a seguito di tutti questi eventi. E nonostante io ti ami, ho bisogno di dormire. Sogni d'oro, ricordati sempre che ti amo. Il tuo amore. Jay.